Siamo tornati 3 anni dopo sul luogo del relitto. Avevamo promesso che non avremmo abbassato la guardia, l'attenzione sull'obiettivo dell'abbattimento di questo mostro, un ecomostro che, a differenza di tanti altri, però questo gode tutti i crismi della legalità, per cui la battaglia si annunciava complicata. In realtà anche la proprietà ha fatto fede all'impegno. Dai, dai il colpo di grazia. Sottoscritto 3 anni fa in presenza di Goletta Verde, e quindi ci fa particolarmente piacere che i lavori di abbattimento di questo manufatto avvengano proprio in occasione dell'arrivo di Goletta Verde a Sapri. Continueremo naturalmente a monitorare questo luogo, auspicando che possa essere riconsegnato alla città con un progetto capace di creare nuove possibilità, un nuovo sviluppo basato su un'idea fondamentale, quella della bellezza.